Niente, dico, noi ci siamo subito innamorati di quel posto. Non so, c'era qualche cosa Comunque voi di... avete fatto sta gita perché dovevate portarvi... Perché avete fatto sta No, gita? no, era una gita, Era una era una gita. gita, era un picnic in un posto nuovo che Insomma, non diciamo conoscevamo. che comunque il pensiero di portare via Emanuele da quella scuola c'era, Sì, però quello c'era già. magari l'avreste messo in un'altra scuola a Torino. Beh, chiaramente, però a quel punto lì, però insomma, era talmente bello. Io e mamma ci siamo resi conto di una cosa subito, che sia tu che specialmente Emanuele avevate trovato subito un'empatia particolare per questo posto, Eh sì, era no? stupendo. E quindi abbiamo pensato, ma proviamo a chiedere, senta, Don Carlo, lei sicuramente conosce tutto il paese. Ci saprebbe indicare magari un posto dove poter passare le vacanze estive, perché ormai Ma è... anche perché poi per noi era un ritorno alle origini, perché stavamo vivendo lo shock della città, però ormai eravamo integrati, difatti io Sì, poi perché le arrivavamo da medie le ho Bibbiera, terminate, eccetera. esatto, sì. E allora lui fa, guardate, non è semplice, non è semplice perché qui ci sono parecchie case vuote. Ci sono, ma non ve le consiglio assolutamente perché non sono sicure, non sono assolutamente sicure. Gente che ormai l'ha abbandonata da 20 anni, da 15 Tra anni, l'altro eccetera. questo è il discorso che faceva anche a noi, perché ovviamente poi quando mi sono integrato nel paese avevo tutti i miei amici e noi ragazzi volevamo un posto dove trovarci, Ah, dove fare la nostra sì, beh, era base. ovvio. E ovviamente, ma sia da parte sua che del sindaco e di tutti, si diceva che qui tanti hanno posti che potrebbero andare bene, ma preferiscono vederli lasciare andare a pezzi Sì. piuttosto che disporli per fare qualcosa. Mentre invece lui, là dove aveva la possibilità, disponeva e faceva. Sì, Difatti lui lì nella faceva. casa forte e nella casa parrocchiale Madonna, la ha casa fatto forte di ha tutto. fatto un restauro che Sì. era grandioso. E anche su, ricordo, sua città, E Infrazione sulla città, Città, sì, anche lì perché con anche la c'erano le partecipazione sue delle famiglie, case. noi tutti i ragazzi andavamo lassù, ma proprio tutti, Sì, riusciva a no, prendersi la tutti sua quanti era a bellissima, perché era fare... bella anche proprio la montagna di fianco Estate vacanze, sì. al paese. E quindi, e allora a questo punto qui lui ci fa, ma sentite, se voi siete persone che si accontentano, io un paio di camere ce l'avrei, se vi possono interessare. Sì, ce le può far vedere? Ma figuriamoci, e allora ci fa fare il giro intorno alla casa, proprio dove c'è la casa forte, Esatto. e di fianco alla casa forte ci sono questi 5 o 6 scalini Tra l'altro scalini di di pietra, bellissimi, pietra, proprio, sì. Con e apre una porta tutta la vegetazione che gli cresceva lì attorno, sì. dentro ci sono queste due stanzette, due Con il camere. pavimento, con i vecchi assi di Sì, legno, sì, bellissimo. era... E c'era entrando c'era questa cucina, Ecco, con quello che ci vorrebbe oggi, la famosa stufa cucina. Esatto, la stufa economica. che asciughi i panni, che come una nostra amica, una mia amica, vabbè, amica virtuale perché non ci conosciamo bene di persona, ma anche qui a Castelnuovo Calcea, anche lei ogni tanto mette i post con queste immagini. In ogni caso, in quella stufa lì io ho i ricordi più belli, i ricordi culinari, no? Del mangiare, i ricordi più belli di mamma. Mamma metteva sia le patate che le cipolle, che era la fine del mondo, le cipolle e le mele anche, ma le cipolle me le ricordo in modo particolare quando metteva nella stufa economica le cipolle. Madonna, quando toglieva quelle cipolle, mamma mia, che profumo, che roba da pazzi. Era meraviglioso. E allora c'era sta cucina, poi c'era a sinistra c'era uno scalino che dava nella camera da letto.
questa camera da letto, perché era praticamente era c'erano anche i mobili, no? Nella camera da letto c'era un letto matrimoniale e c'era di fronte c'era un armadio con tre porte per poter mettere i vestiti, gli abiti, e in fondo c'era quella finestra che era un quadro, Sì. perché la finestrella lì era un quadro, perché in quella finestra mi ricordo ancora, proprio a metà della finestra c'erano tre fili paralleli che erano quelli della luce, no? E d'estate su questi tre fili c'erano gli uccellini che Sì, si appoggiavano ed erano le note musicali sul certo, rigo, sì. no? Quindi fantastico. E poi di lì vedevi i tetti del paese, insomma, era veramente bello. E insomma, l'unica cosa che ci fa vedere che c'è il rubinetto dell'acqua in cucina, ma non c'è il lavello, perché dice, però io me lo posso procurare un lavello. E allora a quel punto lì noi abbiamo subito detto a Aurelia, fa, ma veramente, Don Carlo, se per lei va bene, noi a Torino, mio papà aveva cambiato il lavello della cucina, e quindi il lavello vecchio era in cantina. Se per lei va bene, potremmo usare quello, no? Il lavello. Ah, oh, va benissimo, lo vengo a prendere, lo vengo a prendere. E difatti poi è venuto a prendere il lavello e così ci ha fatto trovare la casetta. Ed ecco che lì è nato tutto, lì nasce tutto. Lì nasce tutto perché... Tra l'altro nasce tutto in tutti i sensi perché nasce anche mia sorella. Esatto. Sì, poi 2 anni dopo è nata Muriel. Nasce tutto nel senso che in quel mese scarso che siamo stati lì a passare le ferie, mamma si rende conto che Emanuele che non cresceva, Emanuele era magro, era proprio Sì. anche a bottigliera qualche cosina di qualche miglioramento c'era Sì, anche stato. perché casualmente siete tornati in città, sì. Ma lì era proprio fiorito. Poi ha trovato il cagnetto, Rintintin, quel famoso Sì. Rintintin, L'angelo custode l'angelo Rintintin. custode, sto cagnetto che al mattino quando lui andava a scuola, il cagnetto che aveva aspettato tutta la notte accucciato lì sugli scalini, tutto felice, cioè Emanuele sta per andare, tutto felice, gli correva dietro, e a un certo punto a scuola se ne sono accorti, ne avevano parlato con mamma, diceva, ma lo sa che è una cosa che sarebbe da... Sarebbe, varrebbe la pena chiamare la RAI che venga a fare un filmino su questa cosa qui, perché arriva Emanuele, lui lo guarda, lo saluta, scodinzola, eccetera, Emanuele entra a scuola e lui si accuccia lì davanti alla porta e non si muove di lì finché Emanuele non esce da scuola. Quando Emanuele esce, lui tranquillamente plu, 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 gli va dietro. Emanuele che diceva, nel momento che andava a scuola, si raccomandava a mamma: mamma, mi raccomando, tieni ben chiusa la porta perché, sai, non si sa mai, eccetera, non si sa mai, non si sa mai. Era tutto. Insomma, Emanuele ha avuto davvero come dal giorno alla notte. E quindi abbiamo immediatamente capito che avremmo potuto iscriverlo a scuola lì. Difatti, noi non abbiamo detto niente alla scuola di Torino. E all'inizio, quando è iniziato l'anno scolastico, quella famosa maestra fantastica è venuta a trovarci, è riuscita a trovarsi a San Giorgio, è venuta Ma su, impazzita. giuro. È venuta su e ma perché avete fatto così? Perché non si fanno queste cose qui? Ma come? Mamma tranquillamente gli dice: guardi, signora professoressa, noi l'abbiamo fatto per un motivo
semplicissimo di salute, perché mio figlio partiva all'area di Torino e gli stessi medici ci hanno Ma era detto. proprio pazza questa. E poi dice: volevo restituire i quaderni di Emanuele, e cosa ci ha fatto? È stata davvero vergognosa. Noi siamo sempre state delle persone per bene, quindi non abbiamo mai calcato la mano Vabbè, guarda, ti direi su quasi certe di non cose. dirlo perché so che stai per dire una cosa troppo triste che magari ci fa pure piangere, quindi. No, che lei alcuni quaderni di Emanuele li aveva strappati. Non era una cosa ben Dico, ma fatta. poi fortunatamente non avete avuto più notizie di questo No, no, soggetto no, che no, sarà finito, sparito. ovviamente Non mi i interessa. genitori saranno poi intervenuti perché ad un certo punto non si può. Era una Io so che persona. mi avevate detto qualcosa sul fatto che era un intoccabile, perché forse c'era Ma qualcuno al sì, comune di qui e sicuro. di là che comunque impediva il fatto, No, cioè però poi avrebbe, l'abbiamo. cioè, per essere tolta dal suo incarico doveva ammazzare qualcuno in pratica. Però abbiamo scoperto poi l'anno dopo, attraverso quella mamma, che era Beh, perché mamma le conosceva, un'amica di mamma di esatto. Torino, quella signora che faceva parte del consiglio della scuola, Certo. che era stata davvero spostata in un'altra scuola Sì. ed era venuta al posto di lei, era venuto, diceva, abbiamo un maestro adesso che è la fine del Che mondo, è un angelo. ecco, è un angelo, va bene, siamo contenti per voi, Emanuele si trova bene qui. E quindi lì io e mamma ci siamo trovati a questo bivio, e purtroppo dovevamo fare così perché tu stavi troppo bene, io non volevo toglierti dalla scuola degli non vedenti. E anche mamma non voleva Sì, anche perché toglierti. appunto mi avete messo la Manzoni, poi la Manzoni abbiamo visto che insomma era No, no, pazzesco, non si no, sono manco accorti che ero entrato in classe a fine anno no. Ed e quindi poi eravamo. mi avete trovato. Come avete scoperto la scuola dei. L'abbiamo scoperta solo per sentito Perché dire. era vicino a casa nostra. Era vicino a Sì, casa nostra in via Nizza lì. Però sì, sì. proprio per sentito dire c'era qualcuno che ci aveva detto: guardate che quella scuola lì è un fiore all'occhiello di Torino, Eh proprio addirittura. sì. È veramente. E allora io ero andato a parlare con il preside e avevo chiesto se c'era la possibilità di poter trovare un posto per te. E lui era stato di una cortesia eccezionale, è stato bravissimo e aveva detto no, che era ben contento. Anzi, dice: guardi, io mi complimento con lei, mi fa, perché non è facile trovare delle persone con un bambino normale, nel senso un bambino che vede, che quindi non Ah, ha nessuna sì. Certo. anomalia, e che accetti di andare in una classe dove ci sono dei bambini che hanno dei problemi, che sono non vedenti, eccetera. Quindi addirittura mi aveva fatto i complimenti e non era proprio il caso che mi facesse i complimenti, però avevo capito subito che era un ambiente fantastico, ottimo, che quindi. Sì, ma infatti i primi. Beh, a parte gli amici che avevo avuto alle elementari. Però forse i primi amici della vita adulta, quelli che ti ricordi delle medie, no? Sì. Li ho avuti proprio in quei 2 anni lì perché sono stati bellissimi, anni bellissimi, poi c'era il laboratorio del legno, insomma era una bellissima scuola. No, no, ad ogni modo è andata. Diciamo che subito con mamma io ho sentito davvero, dico, come faccio io? Non era mai successo fino allora. Dico, io come faccio? Alla domenica dobbiamo partire e facevamo il viaggio in treno, non venivo in macchina. Ah, Sentivo forse cose. sì. Ma partivamo domenica o sabato? Domenica? Partivamo sabato pomeriggio, Ah. e quindi arrivavamo sabato verso sera. E la Sì, domenica perché a Bussoleno c'era la fermata della stazione del treno e poi c'era il pulmino che portava a San Giorgio. il pulmino Sì. che non si pagava perché faceva parte del biglietto. E quindi arrivavamo, difatti è lì che quella volta famosa, che quell'autunno che Emanuele percorre mi incontro, perché lui quando arrivavamo
alla sera Emanuele, mamma mia, era terribile. Mi volava addirittura addosso perché mi doveva raccontare tutto quello che era successo nella settimana. Somigliava un po' come eri tu quando eri piccolo, quando avevi 3 anni. E quindi quella volta lì era autunno, c'è sulla scaletta che Oh mio Dio, c'era quindi la è scaletta che scendeva pericolosa quella giù e saletta. No, c'erano tutte le foglie marce. no, 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 no. Ah, adesso mi ricordo quello che devi raccontare. Sì. Lì succede che io scendo, noi scendiamo dal pulmino, Emanuele mi vede, lascia la mano di mamma perché Aurelia lo stava tenendo per mano per venirci incontro, no? Strappa la sua mano da mamma e si butta giù No, di no, no, corsa. mamma mia. Quando arriva a 3 scalini, gli ultimi 3 scalini, l'ho proprio visto volare con i piedi per aria, boom, è caduto. Madonna, che spavento! Quella volta lì mi sono preso uno spavento da morire perché ho subito detto, è andato a battermi la spina dorsale, se ci va bene, rimane paralizzato. Cioè, il mio primo pensiero è stato quello. Naturalmente mi sono buttato di corsa, lo prendo, l'ho preso in braccio e lui era muto, assolutamente muto. Aveva gli occhi spalancati e non c'era il bianco, cioè era tutto pupilla, la pupilla completamente dilatata, no? Mamma ha fatto un urlo, no, è normale. Ma penso di averlo fatto anch'io un urlo perché mi sono preso uno spavento da morire. E combinazione, in cima a quella scaletta, sulla sinistra c'era una porticina e quello era il coso medico. Era un piccolo ambulatorio medico dove gli anziani che dovevano fare le iniezioni, quelle cose lì, andavano lì e c'era sempre una dottoressa, no? Quindi questa dottoressa sente tutto questo garzabuglio, esce fuori, ha visto che c'ero io con Emanuele in braccio, quindi corre giù, guarda Emanuele e dice: "Non vi spaventate, non è successo niente." Dico: "Come? È successo niente? Emanuele sembra morto, poi c'ha tutto pupilla, non c'è, non c'è." Dice: "Adesso vi spiego bene. Quando capita un trauma, questo è un trauma che ha preso Emanuele, però è stato fortunato perché lei, la prima cosa che ha fatto, gli ha toccato i piedi, gli ha toccato le gambe, probabilmente per sentire se c'era la sensibilità, no? E dice: "La prima cosa che capita è un trauma, quindi la prima cosa che capita, il cervello, dice, il nostro cervello è un computer," cioè, parlava già dei computer. "Il nostro cervello è un computer, quindi c'è un trauma, lui cosa fa? Sospende tutte le attività del cervello. Quindi per, diciamo, 30 secondi il suo figlio non ha respirato, non ha perso l'udito, ha perso la vista, ha perso tutto. E il cervello ha bloccato tutto. In quei 30 secondi il cervello elabora, controlla se ci sono dei danni e se non ci sono dei danni, dice, fra un attimo vedrà che Emanuele apre gli occhi." E difatti, dopo un attimo, mentre lei ci stava raccontando quello, Emanuele ha aperto gli occhi, si è accorto che era in braccio a me, così mi ha buttato le braccia al collo e è finito tutto in Ah, si è bellezza. fatto un pianto, si sarà fatto male, accidenti. Ma no, no, vai a capire, L'angelo non so custode. se l'angelo che l'ha tenuto gli ha messo una mano sotto la schiena, non lo so io, è successo in modo davvero. Certo che appunto anche questo ci fa riflettere su quanto basti poco Basta per pochissimo. cambiare improvvisamente. Basta pensare al mio incidente d'auto No, che infatti, infatti. è successo tutto Sì, in ora un stavo pensando anche ad attimo. altri incidenti che hanno avuto i miei amici.
Anche lì a San Giorgio in Il generale. famoso amico di Emanuele con la motoretta che è finito, che non è riuscito a fermare la moto, che c'era, la strada finiva di colpo e c'era il greto del fiume sotto, non ti ricordi? No, queste cose, questo non me lo Era ricordo. uno dei suoi compagni con Sì. cui viaggiava, con cui si trovavano di giorno, ma lì eravamo Bussoleno. E ad ogni modo lui con questo. Sai che anche Emanuela aveva questa mania della moto, purtroppo noi sapevamo, non eravamo Sì, le motorette contenti, da cross, lui era riuscito a trovare però qualcosa di seconda mano. le motorette da corpo, poi Emanuela qualche sciocchezza l'ha fatta anche con quelle motorette, perché se le faceva prestare, poi a un certo punto con mamma abbiamo deciso, va bene, compriamo sta motoretta, se ti ricordi giravamo i paesini qui dell'Astigiano, ne Sì, abbiamo trovata una. ma forse più o meno ricordo con difficoltà, non so se fosse io, magari già lavoravo, non lo so. Non lo so, ad ogni modo, fatto sta che quell'amico lì faceva il cretino, no? Cioè, accelerato tutto, così la ruota davanti si alza e vai solo con la ruota dietro, Sì. eccetera. A un certo punto si è reso conto che finiva la strada. Ah, ma non conosceva la strada, quindi. No, ma era in un piazzale, non era una strada, era un piazzale. Sì. Un piazzale lì in riva a questo fiume, Ma a questo torrente che non c'aveva neanche l'acqua dentro, c'erano tutte pietre, solo una pietraia. è la Dora. No, era uno di quei torrentelli vicino, no, Affluente, un affluente, sì, sì. quelli lì che scendono direttamente dalla montagna, Ho si capito. riempiono d'acqua quando piove, c'è il Ma cosa gli è temporale. successo a sto ragazzo? Niente, è successo che l'ha visto all'ultimo momento, ha piantato un urlo, la moto è saltata per aria e lui sparisce. Emanuele era lì con altri suoi amici e l'hanno visto sparire, è sparito dentro. E ha fatto un salto di almeno 3 metri, era profondo quell'affare lì. E quindi poi è stata chiamata l'ambulanza, lui ha perso i sensi, eccetera. E poi io ricordo che Emanuele poi qualche anno dopo l'ha poi trovato a Torino, ma è rimasto in carrozzella perché si era rotto la spina dorsale. Ai 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 ai. Però era sopravvissuto, almeno non era morto. Sì. Ma No, anche lì quella famiglia si è vista cambiare la vita dal giorno alla notte immagino improvvisamente. te. Un ragazzo, lì, quanti anni avevano? Avevano 13 anni, 12, Sì, 13, sì, sì, 13-14 anni. sì. Vabbè, niente, siamo quindi arrivati a capire perché. Beh, sì, quindi tu con mamma, ovviamente stavi tutta la settimana senza mamma, era la prima Ah volta. no, sì, lì è stata, all'inizio è stata Ed è stato davvero lì che hai iniziato a dura. fare questi ritratti. E sono poi dopo qualche giorno così. Sono maturati perché io poi alla sera, cioè al pomeriggio, io ti aiutavo a fare i compiti, cioè avevi sempre i Sì, compiti da sì. fare. Quindi ti aiutavo a fare i compiti, appena finiti i compiti ti davo la merenda, no? Cioè mi comportavo abbastanza bene perché poi preparavo la cena, la preparavo Sì, bene, ricordo eccetera. le Le uova strapazzate. classiche uova, lì io ero un mago perché a Sì. fare le uova strapazzate. E poi a quel momento lì cosa facevo? Arrivava una botta di nostalgia e allora dicevo, dai Luca, andiamo a fare una passeggiata. Allora partivamo, andavamo al Valentino, in fondo al Corso Bramante, lì poi a sinistra iniziava la parte del Valentino e io andavo sempre a vedere la fontana luminosa, la fontana delle stagioni, poi il borgo medievale, poi e tutti quei posti dove io ero stato con Aurelia. E quindi per me quello era una cosa un po' rigenerante, mi aiutava un pochino, no? Anche se chiaramente mi faceva male. Beh, tutte le sere tu eri abituato a dormire con mamma. E no, è stato davvero duro quel E tra periodo. l'altro sono stati due periodi 2 anni. lunghi, perché sono stati 2 anni. Sono stati 2 anni. Diciamo che in mezzo a questi 2 anni c'è stato un mese ci sono stati 3 mesi di vacanze,
i famosi 3 mesi che si fa vacanza da scuola, no? E quindi, bene o male, quelli ci sono stati. Però è stato un sacrificio non da poco per noi. Però poi quel sacrificio lì, piano piano, ha dato dei frutti inimmaginabili, perché i frutti inimmaginabili sono stati i 2 ritratti che io diversamente forse non sarei mai riuscito a farli. Di cui un famoso terzo che è stato venduto nonostante Ah te non sì, volessi venderlo, il terzo rapporto col signore lì. che alla fine poi della fiera era il tuo lavoro, non è che non potevi, perché so che tu mettevi questi ritratti per far vedere quello che sai fare, quindi questi sono i capolavori E poi dell'autore. mettevo sempre proprietà dell'autore. Esatto, però purtroppo poi. Niente, lui c'è proprio quell'uomo lì, quella mostra lì alla chiesa di Susa doveva durare 1 mese, invece è durata quasi 2 mesi perché a furor di popolo, diciamo, perché continuava a venire gente, lì c'erano tantissimi francesi che passavano di lì, quindi avevo persino imparato a parlare un po' abbastanza bene il francese, perché con sta gente qui loro mica imparano l'italiano. E quindi è durata quasi 2 mesi sta mostra. E lui tutti i santi giorni, a quell'ora lui arrivava e stava lì finché io chiudevo la mostra. E mi ha regalato quella. Una volta mi ha regalato quel coso lì, è bello, per carità, è quel toro di bronzo, il classico toro della città di Torino. Poi mi ha detto che faceva tutti gli anni questa cosa internazionale di arte e di moda, e così è riuscito a farmi andare anche a quella cosa lì, ed è riuscito a darmi quel famoso premio che c'era ancora lì, dove c'è scritto alla maestria del maestro Giuseppe Mesini, eccetera, artista, e così dandomi anche quello, alla fine è riuscito a strapparmi e ad avere quel disegno lì, che io ci ho lasciato un po' l'anima. Mi è spiaciuto, in modo mi è rimasta solo la foto, ed in modo niente, quindi siamo rimasti e rimaniamo così, però come dico, quei 2 anni di sofferenza, chiamiamoli così, perché bene o male, io la domenica sera, quando dovevamo prendere il treno, ci mettevo 10 minuti a salutare mamma, allora ti saluto, allora ti coso, perché poi non volevo neanche telefonare troppo, perché io per telefonare e parlare con mamma dovevo disturbare il La parroco. casa parrocchiale, sì. E allora dicevo, rimaniamo intesi che se c'è qualche problema Non c'erano i telefonini tu ancora. mi chiami e vai dal parroco e mi chiami. E io, se capitasse qualche cosa di particolare, anch'io ti chiamo, ma se no cerchiamo di fare i bravi bambini, cerchiamo di fare i bravi bambini, abbiamo cercato di. Però, come dico, ha portato i suoi frutti sono stati quei 2 quadri lì, in modo i 2 più belli, perché quello che ho dato a lui era leggermente meno di questi 2 qua. Sì. Questi 2 qui non gliel'avrei dati neanche se piangeva in ginocchio. E poi c'è stato questo desiderio che pian piano, 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 come le cose che crescono, come, non so, in un bosco c'è una pianta che all'inizio è grande così, poi è grande così, poi è grande così, finché diventa una pianta che riempie il cielo, no? E questo desiderio che io avevo di mamma, perché in pratica. Sì, c'era il sabato notte che io potevo dormire vicino a mamma, però
Però c'eravate pur sempre voi due, eravamo in una stanzetta dove eravamo praticamente come se fossimo stati tutti e quattro in un solo letto, quindi non potevo fare più di tanto. E quindi a un certo punto però poi era il giorno di era quasi il giorno di San Valentino, quella volta lì che a gennaio, ad ogni modo era ancora, che gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, sono 9 mesi. E io già ero quel giorno lì arrivato su proprio, non ci stavo più, non ci stavo più col coso, e continuavo a pregare, a chiedere al Padre Eterno. Fai venire un bel sonno, io, un bel sonno profondo ai miei figli, così stanno tranquilli, mi lasciano tranquillo. Io ho bisogno di Aurelia, ho bisogno di Aurelia, no, non ne posso fare a meno. Quello è un ricordo che non rimarrà per l'eternità dentro di me, perché non era mai successo. Difatti, finalmente, quella volta lì sono riuscito a liberare la mia timidezza maledetta che mi portavo dietro dall'età di 15 anni. E sono riuscito ad avere un rapporto con mamma in cui sono riuscito anche a parlare, a dire delle cose che di solito dovrebbe essere sempre così. Io invece relegavo tutto ai gesti e così alle cosiddette coccole, alle carezze, ai baci, ai bracci, ma non riuscivo mai a dire le parole. Difatti, mamma all'inizio per 6 mesi mi ha lasciato proprio perché dice: tu mi scrivi delle lettere che sono semplicemente mi fanno Ah, quando piangere, eravate fidanzati, sì. mi fanno addirittura piangere dall'emozione coso, e quando ti vedo vorrei che tu queste cose me le dicessi anche a voce, e tu sei muto come un pesce. Aveva ragione, io ero muto come un pesce. Sono sempre stato timido, e anche lì ho sbagliato, perché se fossi andato da un medico a spiegare queste cose poteva anche guarirmi, o uno psicologo o qualcuno avrebbe potuto guarirmi, e magari la mia vita sarebbe stata anche più bella. Ad ogni modo, siamo arrivati al punto che del rocciamelone, del trittico del rocciamelone, abbiamo detto tante cose Sì, di contorno, e quindi sono più appunto le il esperienze. prossimo video lo de dedicherò a questo trittico, perché questo trittico è una delle pietre miliari Del tuo percorso del mio artistico. percorso artistico, sì. Va E bene. quindi adesso salutiamo, abbiamo fatto veramente le ore piccole, come si dice. Pausa caffè, tra poco pausa minestrina. Fra poco c'è la pausa minestrina, perché effettivamente. C'è le pastiglie da prendere. Ciao a tutti. Arrivederci, grazie, come solito, grazie per la pazienza, eccetera, eccetera. No, ma noi siamo felici perché appunto a noi piace l'interattività con mamma nelle cose che racconti. E qui c'è stata tanta bella interattività che poi si potrebbe anche più, insomma, approfondire perché appunto adesso hai spiegato che appunto questa lontananza da mamma, perché io dovevo finire le scuole medie a Torino, Manuele aveva iniziato le scuole lì a San Giorgio, vi costringeva a vedervi solo i sabati, quindi sono nati i ritratti e poi dai ritratti è nato il bisogno. La necessità L'amore impellente, è sbocciato e per forza, perché a un certo punto ed è non. stato anche un amore discorsivo, non solo gestuale. Quindi una nascita, l'unica nascita tra me, Emanuele e Muriel. Muriel è stata concepita con te, mamma, che vi siete anche parlati. Sì, difatti ci sono delle volte che dico: ma no, poi non è assolutamente così, perché io ho avuto 3 figli e tutti e 3 sono nati dall'amore. Il primo, che sei tu, logicamente eravamo appena sposati,
abbiamo cercato i primissimi tempi, perché poi dovevamo anche, non dovevamo imparare a conoscerci, perché noi ci siamo sposati che eravamo due sconosciuti quasi. I desideri che avevo io, che non l'ho mai raccontata a lei. Magari nelle lettere qualche cosa lasciavo, facevo, sì, scrivevo qualche cosa dell'immaginazione, ma e quindi quando noi ci siamo sposati eravamo davvero due puri. È per quello che io ho costantemente un discorso con Padre Eterno, perché io so di non avere più molti anni, e non, poi quello che saranno gli anni, i mesi o i giorni che devo ancora vivere, lo sa solo Dio. Però io, dal punto di vista così, diciamo, intimo, mi sto preparando a quello che potrà succedere. E quindi ci sono delle parole sul Vangelo che mi mettono dei dubbi, e mi mettono dei dubbi che non mi fanno, non mi, mi spaventano anche. E poi, però, poi ogni giorno ascolto la messa e ogni giorno sento che viene presentata la famiglia, la Sacra Famiglia viene presentata, diciamo, preghiamo la Madonna e San Giuseppe suo marito, e lo dice ben chiara la cosa. Quindi San Giuseppe è in cielo, e in cielo chi è San Giuseppe? È il marito di mamma di Maria. E quindi dico, se Dio ha permesso a San Giuseppe di essere il marito di Maria, perché non deve permettere a questo altro Giuseppe di essere il marito di Aurelia? Chi sono io, una brutta copia? Ma no, infatti, poi vedrai mamma. La vedrò. Esatto. Concludiamo facendo vedere lo scaldamani, che Sì. magari per alcuni di voi potrebbe essere utile sapere come funziona. Prendete un bel vaso, ecco qua, Terracotta. di terracotta, bucato qui, bucato, ecco, vedete. Poi mettete uno, due, tre piccoli sopralzi di legno e mettete il candelino, vedete il candelino? Ora abbassa pure, così passa l'aria. Il candelino non si spegne, ma il candelino scalda questa parte qua. E la scalda non eccessivamente, ma quel tanto che serve per scaldarsi le Scaldare le mani mani. Io quando uno ha le mani fredde. di solito ho spesso le mani fredde, perché è una mia prerogativa avere le mani fredde, e quindi difatti mentre parlavo ogni tanto lo accarezzavo. Mentre parlavamo della stufa cucina, Accarezzavo la accarezzavamo questo cucina, coccio e ci certo. ricordavamo dei bei tempi andati. Ok, saluti a tutti.